È tempo di opportunità, equità, libertà, inclusione, rappresentanza, cittadinanza. Sono i diritti rivendicati dalla rete degli studenti medi. Cinque parole d'ordine portate fuori dai banchi di scuola per garantire e tutelare gli studenti. Un aperitivo in centro storico, quattro chiacchiere tra amici e compagni di scuola hanno scandito un intero pomeriggio dove ad essere protagonisti erano Vitali, Khadija e Jessica, tre degli 800.000 studenti stranieri che vivono in Italia e che attorno al tavolo di un bar hanno raccontato la loro esperienza scolastica e il forte impatto con una lingua e una cultura diversa da quella di appartenenza. Le loro storie hanno emozionato i loro compagni che per l'occasione hanno ancora una volta ribadito quanto sia importante il ruolo educativo della scuola, il luogo dell'integrazione per eccellenza. Quest'anno la rete degli studenti medi propone a livello nazionale una campagna che ha appunto il titolo Stagione dei diritti, che si pone l'obiettivo, vista la recentissima introduzione della legge 107, la cosiddetta buona scuola di Renzi, di rivedere appunto insieme agli studenti in un'elaborazione abbastanza collettiva, abbastanza ampia, quali sono oggi i nuovi diritti e anche i nuovi doveri chiaramente degli studenti, per esempio su tutto il pezzo dell'alternanza scuola-lavoro, per esempio anche relativamente agli studenti stranieri, che sono una percentuale sempre crescente. Sempre in crescita la popolazione studentesca, addirittura in contrapposizione a quella di cittadinanza italiana che invece è in costante calo, ad esempio. Quindi oggi, visto che la nostra città sarà progressivamente, come vediamo, sempre più influenzata da questo fenomeno, che è il fenomeno migratorio, speriamo magari di lanciare un input attraverso anche la testimonianza diretta di alcuni studenti di seconda generazione, affinché si possa cominciare a vedere anche in questa città come affrontare il tema dell'inserimento all'istruzione, soprattutto all'istruzione primaria e anche secondaria di primo grado, magari in collaborazione con l'amministrazione appunto di questa nuova categoria e di questa nuova fascia della popolazione poi.